Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti noi. Ecco, vogliamo vivere anche questa notte, questa Eucaristia, con adorazione, proprio per ringraziare Dio per il dono della vita, per il dono anche di come è andato bene domenica scorsa. Nel pomeriggio c'era una pienezza di famiglie con tanti bambini, col sole poi. Così pure anche come la nostra casa diventa sempre più bella, e anche, diciamo, i debiti cominciano a scemare, anche se non sono sciolti tutti. Ecco, che il Signore veramente è da ringraziare, da benedire, specialmente per la parola che ci dà ogni settimana, che vuole che cresciamo nella sapienza divina, cresciamo anche nel sapere qual è la vera verità, perché ce n'è una sola verità, non ce n'è due. C'è quella del mondo, che è un continuo imbroglio, bisogna stare attenti a tutto, che non è verità. Invece la verità ce la dona Gesù Cristo, ce la dona Dio, che è tollerante, molto tollerante Dio. Non perché è debole, non perché così si accontenta, no, no. È tollerante perché vuole che ognuno di noi cambi vita per godere la vita. E anche questa preghiera, l'ascolto della parola, sia proprio per scoprire questo, una luce in più. Dio è tollerante con me perché possa diventare tollerante con gli altri. Tollerante non vuol dire sono stufo, no. Tollerante vuol dire accogliere l'altro com'è, proprio accoglierlo com'è, anche se fosse il più grande disgraziato di questo mondo. Proprio questo atteggiamento di amore che è in contrasto netto col mondo e con tanto il nostro modo di pensare anche. Ecco, chiediamo anche, viviamo il primo momento dell'Eucaristia bene, chiedendo perdono al Signore dei nostri molti peccati che abbiamo. Più ne vediamo, meglio è, perché veniamo perdonati. Se non li vediamo, rimangono lì. Peccati col corpo, peccati con la mente, peccati con gli affetti, peccati con lo spirito, peccati con la sensibilità, peccati anche quando trascuriamo tutte quelle grandi povertà che abbiamo, povertà spirituali, povertà mentali, povertà affettive, quanto affetto sbagliato che diamo, quando invece siamo pieni della pienezza dell'amore di Dio, per poter donare l'amore che porta vita, che porta gioia, che porta leggerezza anche agli altri. Ecco, chiediamo perdono al Signore di tutte le nostre miserie. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, e lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè, fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio Signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima.
La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato. Grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome. Volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella gehenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella gehenna. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella gehenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non li estingue. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. La parola sembra un po' strana, quella di questa sera. Strana perché sembra esulare dal nostro modo di vivere, quando invece una parola piena di luce, piena di vita, piena proprio di sapienza, ecco, ci aiuta a crescere anche noi nella sapienza, perché nella vita di ogni giorno più illuminati siamo, più la luce è accesa, più si vede
si vede il bene e si vede il male. Ecco, ed è una gioia sapere la tua parola, Signore, è verità. Ecco, consacraci nella verità. Ecco, che la parola del Signore diventi proprio il nostro pensare, il nostro vivere. Pensate quanto ha il Signore da purificare la nostra mente. Siamo pieni di tante idee, di tanti pregiudizi, di tanti inganni, di tante convinzioni anche, crediamo bene, quando invece bene non è. Ecco, la verità è solo quella di Gesù Cristo, non la nostra, non quella del mondo. E la verità di Gesù Cristo è sempre la sapienza, quello che ci insegna è l'amore. Possiamo dire in questa liturgia che mette in evidenza una qualità di Dio, no? Dio che è tollerante. Mosè che deve smorzare le gelosie e le invidie degli israeliti, perché due profetizzano fuori della tenda. E dice, falli smettere, fa che non sono dei nostri. E Mosè dice, magari tutti profetizzassero, magari. E perché non profetizziamo anche noi? Perché può essere rivolta anche noi, magari tutti noi qui presenti fossimo profeti. Perché? Perché siamo chiusi nel nostro egoismo, siamo chiusi nelle nostre idee. Pensate quante idee abbiamo noi gli uni contro gli altri, la violenza che c'è dentro di noi, anche se non la manifestiamo. Quando non pensiamo, non accogliamo l'altro così com'è, diverso da noi. Anche quando pensiamo, mi piace questo, mi piace, andiamo avanti ancora come i bambini, non mi piace, lo faccio, non penso che male faccio all'altro o al familiare o al vicino. Siamo ancora così. Ecco, il Signore vuole tirarci fuori da questa realtà cruda e darci la verità. La verità è proprio Dio che in questa notte ci parla di essere tolleranti. Se uno fa il bene, lodiamolo, aiutiamolo a fare il bene. Se uno fa meglio di noi, lodiamolo, esultiamo per lui. E non perdiamo dietro le gelosie e le invidie. Quanche anche tra di noi qua c'è gelosie, invidie, pettegolezze, lo mette da infanti. Ecco, stasera il Signore ce lo ha detto chiaro. Rispetta l'altro, anche se è più bravo di te. Anche se l'altro è un profeta meglio di te, rispetta. Amalo, sii veramente tollerante. Tollerante non vuol dire, chissà che la smetta, ora, prima o dopo, se no incomincio io a dire basta. Non è questa la tolleranza di Dio. Quella degli uomini forse, ma non è più tolleranza. È subire, sopportazione quella, che non è cristianesimo. La tolleranza di Dio invece è che Dio vuole bene a ciascuno di noi come siamo. E ce lo ripete sempre, ti ho fatto bene, usa bene te stesso, te stessa. La tolleranza, Mosè, che ha questi due che profetizzano, e subito Giosuè va, fallo smettere. Vedete che è un atteggiamento che è dentro di noi, profondo. Forse noi siamo un po' schivi di questo perché non ci sono profeti. E allora siamo tutti mediocri, tutti così alla buona, non ci accorgiamo neanche. E è peggio ancora. Invece avere questo animo aperto proprio, animo che veramente mette nella condizione ognuno di noi di accogliere l'altro com'è, nella sua ricchezza, anche nella sua debolezza, accoglierlo com'è, essere tolleranti con tutti, che è veramente l'apertura del cuore che non pesa a nessuno, che non è la critica o mormora di nessuno, ma accoglie l'altro com'è.
È bello sentire anche Gesù che un po' ripete questo fatto con gli apostoli. È un peccato un po' comune in tutti gli uomini, no? Brontolare, criticare, quello non è del mio gruppo, quello non è quell'altro, e brontolare, non deve agire bene, non valorizzare il bene che fa l'altro. Gesù invece vuole buttare via questo. Chi fa il bene, fa il bene, anche se fosse uno che ci odia, fosse uno anche che non ci sopporta. A noi, dice il Signore, amalo com'è. Amalo com'è. E diventa l'uomo maturo che sa dire no alle passioni, no ai desideri non buoni, no ai continui brontolamenti, no alle chiusure, no al giudicare, invece avere il cuore aperto proprio, sereno, tranquillo, godere del bene degli altri. Non aspettare che siano gli altri a venire a farci i complimenti, ma godere il bene degli altri. Pensate che la tolleranza di Gesù ce lo mette di fronte a un bicchiere d'acqua. Cos'è un bicchiere d'acqua? Niente. Eppure Gesù, il tollerante, dice ha un valore infinito, se dato con cuore, con amore. Cioè Gesù valorizza ogni cosa, un sorriso, una parola, un gesto, un pensar bene, non pensar male, non sparlare degli altri, ma cominciare a cogliere l'altro, rispettarlo, essere cortesi con l'altro. Sono tutti valori umani che ci piacciono e che il Signore dice, guarda, io farò di te una persona che ha tutti questi valori umani. Non in senso moralistico, mi tocca fare, no. Perché il cuore diventa buono, cuore buono a tutti questi aspetti. Perché il cuore buono veramente guarda il bene, vede il bene e sviluppa il bene in se stesso e negli altri. Un rimprovero forte ce lo fa con chi scandalizza. Ecco, si parla poco adesso degli scandali, perché tutto è permesso, tutti fanno quello che vogliono, tutto è lecito, tutto è una confusione magna. Pensando a domenica pomeriggio sono andato fuori un momento. Che bello che era, la gente piena, famiglie piene, bambini che urlavano, che saltavano, gridavano. E una vecchietta mi dice, che pace che c'è in questo luogo. Date che il vociare dei bambini non disturba niente. È quelle canzonette vuote che disturbano, perché stridono, urlano e non sanno da niente. Invece la presenza anche del vociare degli uomini, anche delle donne che scherzavano insieme, o dei bambini che facevano il loro bacano, era bellissimo. Era la pace naturale con la natura. Stupendo, è stato un pomeriggio pieno di gente, ma anche stupendo, pieno di pace, pieno di sole. È venuto fuori un pomeriggio veramente stupendo. Ecco, guai a noi se scandalizziamo. Noi crediamo di fare il bene, mangiare, mangiare, mangiare. Scandalizziamo, non è quello il fare, non è l'urlare il fare, non è il fare di nascosto, fare quello che mi piace. Scandalizziamo. Pensate quanto ognuno di noi scandalizza coi pensieri, col pensare male degli altri, col giudicare, col mormorare, col vestire, col camminare, col parlare, col mangiare, col bere, quanto scandalo facciamo. E non ce ne accorgiamo neanche, siamo abituati. Facciamo le cose così come viene, come ci compiace. Invece no, guai a chi scandalizza. Meglio che si leghi una macina al collo e si butti nel mare. È tremendo il Signore. Perché senza volerlo scandalizziamo. Perché? Perché non abbiamo un cuore pulito, non abbiamo la tenerezza, l'amore, proprio quel senso di saper perdonare che è a Dio.
Ecco, guardare non è devo fare quello che voglio o quello che mi piace, non è quello il vivere, non è neanche quello che sono convinto io, perché tante volte ho convinzioni sbagliate. Quello che è vero è il Vangelo, vivere secondo il Vangelo. Ecco perché abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio. Questa parola scandalizzare è venuta fuori poco, eppure noi scandalizziamo ogni momento. Pensate quanto ci vergogniamo a fare il segno di croce in pubblico. Io non so quando voi andate a mangiare in qualche posto se vi fate un bel segno di croce. Non fare granché, non fare chiasso, ma un segno di croce. Io mi ricordo sempre su una malga del Bolzanino, del Tirolo, che ero là con i miei e erano abituati a fare la preghiera. Abbiamo fatto la preghiera sottovoce, col segno di croce, e così dopo mangiavamo. È venuto uno che io non so chi è, ma ha puntato il dito contro di me e mi ha detto: guai a te se non pregavi e non facevi il segno di croce, ti avrei sputtanato di fronte a tutti. L'ha urlato, ma ha sputtanato lo stesso. Per fortuna che avevo i miei fratelli che mi hanno dato il buon esempio di dire: no, noi le nostre preghiere le facciamo. Come la gente è attenta. E attenta, che non è per farsi vedere, è convinzioni se ce l'abbiamo. Ma adesso, essendo che non bisogna disturbare la coscienza degli altri, di cristiano non si fa più niente. Ma non si fa più niente non perché abbiamo paura di scandalizzare o di influenzare gli altri, di usare violenza verso gli altri, imporre la nostra religione, ma perché abbiamo vergogna, che abbiamo paura, non abbiamo questa coscienza interiore di dire e di stare con Gesù Cristo. È un onore stare con Gesù Cristo, è un onore vivere ogni momento con il Vangelo, con la mentalità di Dio, è un onore, però noi non è che ci badiamo tanto, ci lasciamo prendere da quello che è terra a terra. Ecco, allora questa liturgia ci aiuta proprio a smuoverci fuori. Siamo attenti, sì, anche al vestire. Forse voi vi vestite, adesso per fortuna c'è un po' di freddo e allora ci copriamo bene. Ma quanto scandalo diamo sul modo di vestire, sul modo di parlare, sul modo di giudicare, sul modo di condannare, sul modo di essere invidiosi, permalosi, chiacchierare l'uno dell'altro, quello che dice il Papa sempre, no? È terribile questo chiacchierio contro l'altro. Non è quello che penso io che è la verità. La verità è Gesù Cristo, è il Vangelo. Se pensi come il Vangelo va bene, se no, no. Non giudicare mai. Ecco che allora questo Vangelo serva per noi. Non è tanto non fare, è invece diventare signori di noi stessi. Signori nella sobrietà del parlare, del vestire, dell'agire, del comportarci, nel mangiare, nessuno proibisce anche la buona mangiata, però con signoria, come il Signore vuole, che fa bene al corpo e fa bene a tutti noi perché veramente la possiamo gustare. Naturalmente possiamo tutto il nostro modo esaminarlo, il nostro modo di vivere, esaminarlo secondo il Vangelo, a vedere se è vero così. Anche di fronte a uno che ci offende, ci umilia, cosa dice? Non scandalizzare l'altro, amalo, perdonalo. Oh, questo sì che fa bene anche all'altro, che piano piano dopo si accorge. Ma perché io devo sempre affermare questo quando lui mi risponde sempre col bene? Ecco, potremmo fare tante altre riflessioni. Quello che anche San Giacomo dice non è tanto i ricchi solo. Loro sono nell'occasione perché hanno tante cose e possono avere il cuore duro.
ma ricchi possiamo essere anche noi che non abbiamo niente. Ricco è l'egoista, l'orgoglioso. Guai a questi egoisti, guai a questi ricchi che vedono solo se stesso e basta. Ecco che il Signore allora viene, è molto benevolo il Signore, molto benevolo, è molto anche compassionevole, ci perdona e ci illumina sempre, perché vuole che diventiamo persone illuminate, che non scandalizzano, che valorizzano un bicchiere d'acqua, e quel bicchiere è l'immagine di tanti piccoli gesti che dopo diventano grandi per l'amore con cui li facciamo. Quelle difendere il bene, anche se non è fatto da chi conosciamo noi o da chi è gradito a noi. Il bene sempre difenderlo, per diventare noi portatori di bene. Buona settimana a tutti e buonanotte.